Sfruttamento, colgo ancora l'occasione perché siamo arrivati a metà delle nostre selezioni per il Best in Show finale per salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta via streaming su animalnews.tv ed enci.tv Facebook. Grazie per essere qui con noi, splendide le riprese che noi possiamo apprezzare sullo schermo gigante allestito in questo ring d'onore. Grazie per la vostra attenzione e continuate a seguirci. Mi permetto anche di ringraziare nuovamente lo sponsor principale della manifestazione, Monge, il pet food italiano di altissima qualità. A te la parola, Laura. Siamo pronti a presentare il giudice di questo sesto raggruppamento dall'Italia, Giuliano Biasiolo. Grazie per essere nuovamente qui con noi. Ed ecco quindi i migliori di razza. Black and Tan Coonhound. Segugio italiano a pelo raso. Beagle. Alpenlandische Dachswache. E Basset Hound. Ed è tutto per il sesto raggruppamento. Black and Tan Coonhound dagli Stati Uniti d'America, questa razza selezionata per la caccia al procione. Black and Tan è il colore del manto, nero focato, perché in inglese il rossiccio delle zampe del muso viene definito tan, perché è il colore del tannino. Segugio italiano a pelo raso, razza di origine italiana selezionata per la caccia principalmente alla lepre. Caratteristica della razza è la voce squillante, che la differenzia dalle razze francesi che hanno una voce più profonda e cavernosa. Beagle. Piccolo segugio di origine inglese, notate la punta bianca della coda perché deve essere visibile anche quando caccia nell'erba molto alta. In questo caso la voce è particolarmente sonora, tanto che in inglese c'è il detto singing beagle, ovvero il cane, il beagle che canta. Alpenlandische Dachsprache, una razza austriaca da seguita. Infatti abbiamo segugi e cani per pista di sangue, ovvero recupera il selvatico ferito, principalmente ungulati. Razza utilizzata anche nella caccia al cinghiale, ma anche nel censimento per la gestione faunistica del territorio. Attività che si ricollega anche agli sviluppi delle interazioni dell'ENCI con ISPRA e i vari enti che tutelano la fauna selvatica sul territorio, proprio grazie ai nostri amici a quattro zampe, i cani. Basset Hound, razza di origine inglese che affonda le sue radici nei Basset francesi. Il Basset Hound è un bassetto, ma non è un bassotto, perché i bassotti sono bassetti, ma sono tedeschi. Il giudice ha preso la sua decisione e siamo pronti a chiamare al terzo posto Black and Tan Coonhound. Secondo posto per il Basset Hound. Rappresenterà i segugi e cani per pista di sangue al Best in Show finale il soggetto appartenente alla razza Beagle.